capelli e miti da sfatare. Ne parliamo con la dottoressa Silvia Cianchi, dermatologa. Quali sono i miti da sfatare, dottoressa? Ma diciamo che ancora oggi, nonostante ci sia sempre più informazione, quando i pazienti vengono in ambulatorio a parlarci delle loro problematiche di capelli, mi rendo conto che insomma sono schiavi ancora di molti luoghi comuni che condizionano la loro vita, quindi forse è bene fare il punto della situazione e spiegare alcune cose che magari vengono fatte senza necessità. E primo fra tutti è che per esempio lavare i capelli tutti i giorni faccia male, quindi i pazienti vengono dicendo: io avrei la necessità di lavare i capelli tutti i giorni ma non lo faccio. Questo è un mito da sfatare, perché se si usa un detergente giusto, personalizzato sulla tipologia e sullo stile di vita del paziente, i capelli possono essere lavati tutti i giorni. Quindi è importante il prodotto che si sceglie. Esattamente, come dire, trovare la scarpa giusta per il proprio piede, no? Cioè questo detto, chiaramente non tutti hanno bisogno dello stesso tipo di detergente, shampoo, però facciamo un esempio: persone che fanno attività fisica tutti i giorni o che fanno lavori particolari, il cuoco che sta esposto al vapore, il muratore, persone che lavorano nei forni. Ora ecco, vi cito gli esempi degli ultimi pazienti che sono venuti anche per esempio ieri in studio, persone che hanno proprio un'esigenza lavorativa di tornare la sera a casa e di lavare i capelli. E quindi è importante trovare un detergente adatto. Il detergente sembra una banalità, ma in un gesto di routine come tutti i giorni dover lavare i capelli è importante trovare il prodotto giusto, un po' come quando si parla della crema del viso. A volte i pazienti comprano prodotti anche molto costosi che però se non sono adatti, come dire, tutto diventa senza finalità, diventa vano. È uno spreco sia economico sia di energie. Come si fa però a capire che tipo di detergente è giusto? Magari il paziente viene e dice: guarda, la mia amica si trova bene con questo, anch'io ho preso questo. Poi magari è un detergente molto costoso e allora siamo convinti che funzioni bene. Tutto questo non è vero. Non è vero che il prezzo e la qualità siano la stessa cosa. Non sempre vanno a braccetto. Per sapere tutto questo, in tricologia viene fatto un esame che si chiama tricogramma, che è un esame indolore dove si estrae un gruppo di 5 capelli dal vertice della testa e poi viene fatto un vetrino che viene analizzato con un microscopio particolare, si chiama microscopio a luce polarizzata. Quando noi facciamo questo vetrino possiamo studiare il capello e vedere tutto ciò che anche all'occhio di un medico esperto e preparato può sfuggire, perché non è tecnicamente possibile vederlo. E come spiego sempre ai miei pazienti, facendo questo tricogramma abbiamo in mano una diagnosi, perché altrimenti sono capaci tutti di andare in una farmacia o in una profumeria e di prendere un detergente. Quindi bisogna essere consapevoli e sapere che cosa si sceglie tra tanti prodotti. Perché, dottoressa? Cioè avviene che il capello si vede, che si modifica, che si assottiglia, che allora, si perde i capelli? Dal tricogramma cosa si vede? Si analizza il fusto del capello, cioè tutto quello che sta fuori dalla nostra testa, quindi lo stelo, e poi, come dico sempre, si analizza anche il cervello del capello, cioè il bulbo, la parte che sta dentro la cute. Avete presente quando si stacca un capello? Si vede lo stelo e poi all'estremità di questo capello c'è un puntino bianco. Sì. Quello è il bulbo. Beh, quello è il cervello, perché da lì partono tutti i messaggi che dicono ai nostri capelli di rigenerarsi, di ricrescere e di riprodursi, anche in base insomma ai cambiamenti e al rinnovamento stagionale. Quindi è con questo esame che si può fare una diagnosi accurata e personalizzata, altrimenti tutto non ha senso. E quindi, fatto questo, giustamente possiamo anche fare le famose tinture per i capelli, perché noi donne, insomma, non esiste donna che non abbia i capelli colorati. Esattamente, però l'esperienza di tutti i giorni ci insegna che arrivano nei nostri studi donne terrorizzate che dicono: dottoressa, non mi tingo più i capelli perché i miei capelli stanno male e quindi ho paura che la tintura possa creare un danno. Anzitutto ci raccomandiamo di affidarsi a degli esperti del settore, certo, cioè a dei parrucchieri che usino chiaramente dei prodotti di qualità, perché è capitato che insomma usando prodotti scadenti ci possono essere gravi problemi. Ma a parte questo, ricordiamo che tingere i capelli non fa male, ma che addirittura oggigiorno esistono delle tinture che sono in grado di far entrare acqua nel capello, quindi di idratarlo e di far aumentare il volume del capello. Quindi tutto questo, oltre a non far male da un punto di vista medico, ha anche una bella resa sul piano estetico, e sappiamo che quando si parla
parla di capelli, è anche importante il lato estetico, perché i capelli sono un po' il nostro biglietto da visita. Certo. Lo sono per gli uomini, ma soprattutto per le donne, che sono sicuramente una parte del corpo irrinunciabile. Sì, sì, la donna specialmente è importantissimo. Diciamo molto anche gli uomini, perché sì, chiaramente stiamo scoprendo uomini sempre più vanitosi. Poi ma non è vanitosi, no, però è giustamente giusto, uno ci tiene in fondo, infine, no? I capelli sono, diciamo, quella cornice del nostro volto. È vero, non c'è nulla da fare. Basti vedere anche chi ha fatto un trapianto di capelli, vederlo prima e vederlo dopo, e vedere come i capelli veramente facciano ringiovanire di almeno 10 anni una persona. Quindi sono una parte del corpo veramente irrinunciabile, diciamo, per ambedue i sessi. Quindi lei cosa consiglierebbe? Perché il capello è materia viva. Di conseguenza invecchia con il nostro corpo, quindi anche la stessa alimentazione, come li trattiamo, è importante. È importante, e a proposito di alimentazione, qui possiamo aprire una parentesi, perché quando facciamo il tricogramma siamo anche in grado di vedere come il paziente si nutre e qual è il suo stile di vita. Cioè, il capello racconta la nostra storia. Tecnicamente si parla di incidenze, questa è la parola esatta, e queste incidenze, chiamate incidenze digestive, sono delle barre, delle tacche che noi vediamo al microscopio all'interno del capello, che ci fanno capire se il paziente ha dei disturbi digestivi, disturbi che possono andare dalla bocca fino allo stomaco. E quindi molto spesso, vedendo queste barre, si chiede al paziente se ha dei disturbi nell'alimentazione, e spesso la risposta è positiva, perché ci sono disturbi intestinali, disturbi di digestione, mal di stomaco. Quindi anche l'alimentazione è sicuramente importante. Cosa si mangia e come si mangia, perché i capelli, come la nostra pelle, sicuramente vanno di pari passo con l'alimentazione. C'è addirittura un libro che si intitola Dieta mediterranea e capelli e questo già vi dice un po' come dovremmo mangiare. E noi la nostra dieta mediterranea l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e, ahimè, non la rispettiamo, e quello è il problema, no? Anche non la rispettiamo perché i tempi, insomma, non sempre ci permettono di mangiare 5 porzioni di frutta e verdura tutti i giorni. Ma qua ci vengono in aiuto gli integratori. Si apre un mondo, perché non avendo tempo di poter preparare tutta questa frutta e verdura, possiamo sopperire prendendo queste famose pasticchine di integratori. Anche qua i pazienti vengono citando anche integratori famosi che si trovano in commercio, però è inutile prendere un integratore senza aver fatto uno screening tricologico su un prelievo di sangue. Cioè, la cosa è molto semplice, basta che il paziente faccia un esame del sangue dove il medico tricologo ha prescritto un'analisi di che cosa può mancare, cioè il ferro, lo zinco, il rame, la vitamina B12. In base a cosa manca, il medico dà una terapia personalizzata. Invece molte persone si affidano al fai da te, prendono un sacco di integratori e magari non ce n'è bisogno. Quindi è bene fare dei cicli seriali di un integratore, di un monoprincipio, e poi magari cambiarlo nel corso dei mesi durante l'anno, ma sempre in base a ciò che manca. Io ringrazio la dottoressa Silvia Cianchi, dermatologa, e appunto ci ha parlato dei miti da sfatare per quanto riguarda la bellezza dei nostri capelli. Grazie a voi.